Orwell News von Stefan Seiler, jenseits propagandistischer Leitmedien. 5G, la scienza indipendente internazionale, smaschera il professor Martin Rösli. Questo video tratta un argomento molto esplosivo, poiché la comunità scientifica indipendente internazionale sta esercitando una forte pressione sulla Svizzera. Ciò in relazione alla prassi legale di concessione di licenze in Svizzera delle antenne adattive 5G, delle radiazioni mobili in generale. Il dottor medico Leonard Hardel, oncologo ed epidemiologo dell'Università di Örebro in Svezia, è uno dei più rinomati specialisti del cancro per la valutazione delle radiazioni mobili sulla salute, con più di 30 anni di esperienza. In una sua lettera del 7 gennaio 2019, con 38 referenze e 14 pagine, mostra chiaramente che il capo del BERNIS, Consiglio Consultivo della Federazione Svizzera per le Radiazioni Non Ionizzanti Radio Mobile e membro della controversa associazione ICNIRP, il dottor professor Martin Rösli, ha gravi conflitti di interesse e che se seleziona studi scientifici unilateralmente, che ignora i risultati degli studi e che quindi informa mai le autorità federali competenti per voler dimostrare l'innocuità delle radiazioni mobili. Molti studi selezionati da Rösli o condotti da lui stesso sono stati finanziati direttamente dalla Fondazione FSM, Fondazione di Ricerca Svizzera per l'Elettricità e la Comunicazione Mobile, di cui Martin Rösli era membro fino a poco tempo fa. Sul sito web della FSM troverete come sponsor e fondatori Swisscom, Salt e Sunrise, nonché l'azienda energetica Swissgrid. Il suo datore di lavoro, il Swiss TPH, Swiss Tropic Health Institute, è finanziato anche da Swisscom, il maggiore operatore svizzero di telefonia mobile, di cui la Confederazione detiene il 51% delle azioni. La lettera di Leonard Hardel è stata sostenuta da altri 22 scienziati molto rispettati. La lettera originale di Leonard Hardel la troverete anche via link sul sito www.orwell-news.ch, sia in inglese sia in tedesco. La lettera di Leonard Hardel e colleghi è stata scritta su suggerimento di Reza Ganjavi, musicista e attivista contro l'elettrosmog della California. Nella sua lettera, Hardel critica tra l'altro che i suoi studi sui rischi tumorali della telefonia mobile non sono stati presi in considerazione da Martin Rösli. Christian Oesch ha finanziato la traduzione in tedesco e ha inviato la lettera per raccomandate di mail a tutti i consiglieri federali, ai consiglieri nazionali, ai consiglieri di Stato e a tutti i direttori degli uffici federali competenti, affinché nessun membro dell'autorità e nessun politico possa mai dire di non saperne nulla. Il signor Rösli occupa una posizione molto alta come direttore dell'Ufficio federale di consulenza ed è diventato più discutibile che mai in seguito alla lettera di Leonard Hardel. Il signor Rösli non si è laureato in medicina, biologia o fisica e quindi non ha le qualifiche necessarie per la valutazione dei rischi per la salute derivanti dalle radiazioni mobili. Il professor Martin Rösli è anche membro del ICNIRP, che è stata fondata dall'industria della telefonia mobile, dall'esercito degli USA, come associazione privata, dove i nuovi membri possono essere selezionati solo da quelli esistenti. L'ICNIRP fornisce anche consulenza all'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è responsabile della definizione dei limiti per la telefonia mobile in tutto il mondo. Secondo Hardel, si deve presumere che anche l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, venga così informata in modo errato e unilaterale. Il conflitto di interessi di Martin Rösli non viene dichiarato da nessuna parte, né da lui stesso, né dal governo federale o dai principali media di eccezione, ad eccezione del VOZ, Wochenzeitung. Questo è uno scandalo, poiché il signor Rösli, in qualità di direttore del BERNIS è responsabile della formazione delle opinioni di tutti gli uffici federali e quindi della Svizzera. Questo scandalo viene ora corretto dalla scienza indipendente,
perché anche ignorante più incallito non può sopportare una tale pressione. Leonard Hardell presenta raccomandazioni direttamente alla Svizzera. Così il signor Martin Rösli, in quanto scienziato non obiettivo con conflitti di interesse, dovrebbe essere sollevato dal suo incarico. La Svizzera dovrebbe emettere una moratoria sulle antenne adattive 5G, fino a che una scienza qualificata e indipendente possa classificare questa tecnologia come sicura per la salute. Per garantire che la popolazione sia informata in modo veritiero sui rischi per la salute e sull'uso sicuro della tecnologia e della telefonia mobile, è necessario che la SFRI, Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, organizzi una campagna educativa. Questo è già stato proposto nel 2011 dal Consiglio europeo e dal gruppo di appello degli scienziati del CERN, con il supporto dei 250 scienziati internazionali. Come già detto, la lettera è stata inviata alla consigliera federale competente, Simonetta Sommaruga, appartenente all'Ufficio federale dell'Ambiente e dei Trasporti, nonché presidente della Confederazione, e a tutti gli altri uffici federali, nazionali e ai gran consiglieri, nonché a tutti i direttori degli uffici federali competenti, affinché nessuno possa mai dire di non saperlo. Ha inoltre commissionato una perizia di diritto penale che, come ultimo passo, è diretta contro i membri responsabili dell'autorità, in particolare contro i direttori responsabili degli uffici federali e cantonali. Questa perizia dimostra che ogni approvazione di un'antenna adattiva 5G viola 22 leggi e trattati di livello superiore. Confessione europea dei diritti umani, Codice di Norimberga, leggi costituzionali e federali. Secondo questo rapporto, i responsabili sono punibili in base al 18° titolo del Codice Penale Svizzero, CPP, reati contro i doveri professionali ed ufficio. Le disposizioni penali prevedono la reclusione fino a 5 anni per questi reati. Se i funzionari responsabili non cominciano a ragionare di persona, le accuse penali dovranno essere presentate alla Polizia Giudiziaria Federale. Vi prego infine di sostenere questo canale, in modo che si possa continuare a dire la verità e che tra le traduzioni e le opinioni degli esperti possano continuare a essere finanziate. Si ringrazia inoltre tutti i donatori, perché solo in questo modo il canale può rimanere indipendente. Condividete questo link, questo video, e iscrivetevi a questo canale. Cliccate sul campanello di YouTube in modo da essere sempre aggiornati, in modo di diffondere queste notizie a chiunque, ai vostri parenti e ai vostri amici. Su questa nota, fino alla prossima volta, Orwell News. Orwell News von Stefan Seiler, jenseits propagandistischer Leitmedien.